Le video notizie di distribuzione moderna. Oltre 20.000 operatori hanno preso parte all'edizione 2023 di Cibus Connecting Italy, la manifestazione fieristica parmense che si è tenuta il 29 e il 30 marzo scorsi. La parola alle aziende. La novità assoluta per quanto riguarda non solo la fiera ma anche il mercato italiano è un sugo pronto per risotti, e nel senso che noi abbiamo cercato di spostare, quindi di traslare il concetto del sugo per la pasta su un sugo del risotto, quindi dare una funzione servizio a un sugo pronto che si possa adattare però a un riso bollito, quindi non è necessario tutta la preparazione che normalmente si fa per quanto riguarda il risotto, quindi il brodo, il soffritto e quant'altro. Sufficiente, come per la pasta, cuocere il riso, scolarlo e poi mantecarlo con il sugo pronto. Da un punto di vista dei numeri, il 2022 si è chiuso per noi in termini di fatturato molto bene. Abbiamo chiuso con un incremento del 25% a 132 milioni, quindi direi molto bene. Cambia, diciamo che è stato molto complicato il 2022 sotto il fronte ovviamente dei costi e delle disponibilità dei prodotti. Abbiamo portato come novità Frerelli nel vario packaging, che è stato inserito anche nel barattolo da 500 grammi in modo da poter essere utilizzato anche dalla massaia. Per quanto riguarda il discorso sostenibilità, stiamo cercando di ridurre a zero il consumo del termo, per quanto ovviamente è possibile diciamo nel breve termine, facendo appunto un vassoietto con delle alette più alte in modo che reggono appunto i barattoli nella propria confezione. Invece per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto interno, parliamo comunque di un frerillo, solo le cime, quelle più tenere, raccolte a mano e con una dolcezza molto accentuata, molto pratico e, sia per i primi piatti e per secondi.